Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Siamo sempre un pochettino nei pasticci per la situazione attuale dei pretendenti. Non c'è molto che possiamo fare, anche perché abbiamo visto nello scorso episodio che la nostra basilissa purtroppo ha una corruzione molto molto alta. La figlia anche ha una corruzione molto molto alta. È un discreto problema questo. Perché tra l'altro il contratto non si può eliminare, cioè nel senso, questo ci dà un ottimo bonus alla finesse, ma ci dà parecchio di corruption. Possiamo fare dei giochi spendendo un bel po' di soldi, ci aumenterebbe la popolarità. Ok. Era il capo forse una di quelle navi sole solette che lasciavo per i tizi. Vabbè. Oh no, allora, qua c'è il Nauticon che è senza nessuno, questo è senza nessuno. Questo è senza nessuno. Sono tutti senza gente. Ci sono delle scorned family però. I gerbalidi. C'è un gerbalide per esempio qua. Sì, ma non mi è tanto fedele, alla fine. Vabbè, mettiamolo alle navi per ora. Come la realtà diminuisce di 0,14? Perché è una scorned family. Ma se non hai nessun parente? Vuole avere un figlio? Scusatemi un attimo, ma i gerbalidi... Mannaggia a me. Chi avete in famiglia? È l'unico? La legittimità bassa, per la realtà, porca miseria, ovvio. Però non ho neanche modo di alzarla ancora questa legittimità. Siamo a meno 43 e continua a precipitare giù. Non posso. Vada. Posso corromperlo più volte? Per diventarmi fedele? Non so cosa fare. Encourage deserters. E così ne è solo 36.000. C'è di nuovo. Un'altra volta. Crisi a Sidone. Ma anche noi siamo in una bella crisi qua. C'è parecchia gente che sta perdendo fedeltà. Non abbiamo nessuno per... Che ci può aiutare. Oh, questo? Ma è già il supporto per l'erede. Ah no, non abbastanza. Vai. Vai. Stiamo spendendo tutto quello che abbiamo praticamente, però... Ci sono 30 passe persone che vogliono un'altra persona e la legittimità sta scendendo in un modo vertiginoso.
Siamo proprio un po' nei guai. Sì. E continua a scendere per supporto per i pretendenti. Ah, è morto uno di quelli che supportava lui, c'è un altro. L'archiatro. Posso mettere solo uno xenonide? Porca miseria. Abbiamo davvero poca gente. Qua continua ad esserci della gente che muore di fame. Abbiamo troppi schiavi, ma dove possiamo spostarli? Vai, 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 via. Mi spiace se questi episodi sono un po' più così, ma non abbiamo tanto modo di fare qualcosa perché siamo proprio un po' con le mani legate. Non ci sono delle nuove tecnologie? Enforcement speed, build road cost. Vediamo un attimo sulla costruzione delle strade, intanto che aspettiamo di cercare che quello muoia. Allora, scusate un attimo, prendiamo il 17° stratos, per esempio. Build roads. Spendiamo un po', per costruire le strade, però potrebbe essere un'ottima idea. Cioè, per muoversi tipo fin giù in fondo qua potrebbe essere comodo. Cioè, lungo il Nilo. No? Però quanto spendiamo per fare tutta quella roba là? Cioè, se è 21 per ogni... Non visit location when the unit reaches its next location. Proviamo a farla... Ah, per qualsiasi posto la faccio andare. Il primo è farlo andare fin qua. Fa la strada fin là. Spendiamo tantissimo. Però non possiamo perdere il controllo di quell'altro Stratos. No, ho speso solo 21 in totale, mi sa, eh. Oddio, barbari qua. Dove stanno andando? Stanno andando a Catafri. Voi correte là. Potremmo fare anche delle strade qua anti-barbari, effettivamente. Ci metteranno un bel po' a fare tutta questa strada. Però è un'opera molto importante che ci servirà in futuro. Perché se ci spostiamo lungo la strada che velocizza così tanto. Possiamo far fare anche i mercenari per caso? Sì. Potremmo mandare i 21 mercenari là e fargliela fare per salire in su. No, non serve una cattiva idea. Credo che prendiamo pochissimo di militare, quindi non è forse la cosa più comoda. Dove stanno andando? Stanno andando a Hameka. Andiamoci anche noi a Hameka. E poi ci pensiamo dopo. Ok, fa un discorso. Possiamo guadagnare 100 di militare, 100 di civico, 100 di oratore e 100 di religioso. Ma io farei 100 di militare, così possiamo spenderli per la costruzione delle strade. Ottimo. Allora, voi adesso toglietevi il Forced March e tornate là.
bis quel che è. Il discorso dei barbari com'è messo ora? Allora, qua. Crescono sempre. Più 003 perché c'è lo Stronghold. Questo è più 009. Gli altri che abbiamo sono in queste due zone qua, vero? Più 006 e più 006. Mentre invece questi qua come sono messi? 003 e questo è 0U. 0 perché sono apparsi. È nata un'altra figlia? Fa sparire la gente? Non ci credo, 30 persone la supportano? Allora, aspettate un attimo. Qua noi vogliamo questo tipo di mappa. Ma voi andate con il Forced March. Dov'è che vanno? A Coloera. Ok, che tanto è al forte, quindi credo che si fermeranno là. Sì, li pizzichiamo con facilità. Però fortuna abbiamo messo il forte là. No, dicevo, questi barbari qua. Zero? Per la civilization value. Forse riusciamo anche a disinnescarli, quindi. Riusciamo a colonizzare qualcuno di questi? No. Mi sa di no. Abbiamo colonizzato Tabunte, però. È vero, me l'ero dimenticato quello. Possiamo fare degli edifici per caso? Sì, già l'abbiamo fatto. Sì, là che là. Sì, però aumenta la civilization value qua. Ok. Ah, possiamo farlo qua. Costruiamolo anche là per aumentare la civilization value. Così da disinnescare i. Dove sta andando il nostro caro zietto? Con i suoi 74 anni. Allora, dove stanno andando loro adesso? Ok, qua Tunna. Ci danno un po' di popolazione gratis, se non altro. I barbari. Una Adalia e una è morta. Vabbè, una Adalia comunque è già una buona cosa. No, 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 non andate qua però. Tornate a Tiamat, che sennò prendete solo attrito e basta. Già abbiamo due eserciti che prendono costantemente attrito. Mi sembra che sia sufficiente. Dove sono quelli che stanno facendo la strada? Dove sono andati? Non sono più qua. No, ma non sono neanche qua. Che fine hanno fatto? Allora, non sono loro. Non sono questi. Non sono questi. Non sono questi. Non sono questi. Neanche questi. Neanche quelli. No, 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 no. Ah, eccoli, ma avete già fatto la storia fin qua? Ah no, la fa, ok, la fa per ogni pezzetto, costa 21, ok, non è 21 una tantum. Hanno fatto solo un pezzo di strada fin qua. Eh no, allora sì che costa parecchio. Sì, che costa. Costa, costa, mica niente. 21 è davvero tantissimo. Cioè, 21 per ognuno. Cioè, abbiamo tantissime di quelle province che se dovessimo fare 21 per. Anche solo per fare due reti, una così e una così. Cioè, sono migliaia e migliaia. Di soldi, cioè di punti. No, 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 non ci sta. È troppo caro fare delle strade. È vero che qua adesso si sposteranno praticamente istantaneamente. Neanche troppo.
Boh. Più che altro che sono molto più comodi le cose militari che non costruire le strade in questo momento. Ok, è morto il nostro filosofo. Ne abbiamo uno molto potente, però. Quello cosa ci dava? La legittimità? Sì, più 0,14 di legittimità. Siamo solo a meno 0,1. Cribbio. Potremmo riportarlo un po' in su. Questo cos'è? Choose a new ambition for Prince of Princess? Ah, ci può fare da tutore, ottimo, ma non ho capito in base a cosa può fare lui da tutore la nostra figlia, boh. Corrotto, ambizioso, crudele, com'è? È ambizioso. Greedy, crafty, shrewd. No. Religious studies. Allora. Ma forse perché lui ha qualche ruolo importante. Cioè lui. Ah, è il Trofeus. Il Trofeus ci può fare da tutore? Ma anche gli altri ci possono fare tutore? No, il Trofeus forse proprio in particolare. Tu come sei messa però, Antigone, figlia mia? Qualcosa di marziale non ti starebbe male, però il problema è che c'è il rischio che prenda un tratto negativo. Perché lui è ambitious. Greedy, crafty e shrewd. Lui ha. Non ce l'ha. Perché me lo sottolinea qua e qua non lo sottolinea? Non è che mostra solo i primi? No, non lo sottolinea neanche qua. Proviamo con questo. Non riesco a ottenere altro supporto? Mi sa di no. Civic Advance. Riusciamo a fare qualcosa con Civic Advance? Allora, Citizen Output, Freeman Output, no. Questo è Civic, sì. Gli stipendi dei personaggi possiamo diminuire, che non è male, ma neanche la cosa più eccezionale del mondo. Più che altro perché almeno sono meno forti, se non meno si guadagnano meno soldi. Ma facciamolo nel dubbio. Non siamo messi per niente bene. No, ci stanno morendo tutti i generali qua in giro. No, non facciamo altre strade perché ci costa davvero tantissimo e lei non l'ha messa bene. Ma di nuovo ad Alessandria c'è gente che muore di fame. Non so cosa dirti. Oh. Ragazzi miei, non è che posso continuamente spostarvi perché morite di fame. Andatevene, se non c'è cibo per tutti, andatevene, no? Mi sembra una cosa abbastanza sensata, eh? Come si è messi a legittimità qua? Meno 001. Sempre per il supporto per i pretendenti. Facesse un altro figlio, sparirebbe. Proprio dopo ci troveremmo di nuovi problemi in seguito. Vuoi diventare un burocrate?
Però non è adulta, quindi. Ma il nostro capo invece vuole fare qualcosa? Non è contento, va bene. Ha dei possedimenti da scalone. Ah, due amici, ma noi non abbiamo amici, no? Abbiamo Xenos e Leucide. Che boh. Non mi ricordo mai cosa si guadagna a parte in particolare dell'amicizia. Possiamo fare amicizia con un romano, tipo? Andiamo dal capo dei romani. Mannaggia, Roma, mi fa paura, davvero. Allora, vediamo. Make friends. Dai, proviamo a vedere che succede. Che succede qua alla Macedonia? Puta pi... da Cipro? Temi tu guadagni a crudele e ci sono degli schiavi. No, facciamo così. Non importa il discorso crudele, non crudele. Vabbè, voi potete anche tornare qua su perché sembra che in questo momento non è troppo pericolosa la situazione. Per farci un amico vogliamo dargli dei soldi? Facciamo. Stiamo dando un sacco di soldi al capo dei romani, però vabbè. Vada. Facciamo questo. Che non vogliamo perdere popolarità in questo momento. Come si è messa popolarità? Sta aumentando pian pianino. Com'è il meno 0,24? C'è di nuovo gente che supporta Artemidoto. Porca miseria, 24 persone lo supportano, ma perché? Perché? Perché supportano Artemidoto? Regali esotici. Possiamo anche regalargli una tigre. Ci stiamo spendendo un sacco di soldi, speriamo che ci serva almeno qualcosa. No, è morto il nostro Trofeus. Sì. Ci devono essere i giochi per forza. Nelle sponde ci sono dei pirati. Andate un attimo là a ripararvi. Ah, siamo diventati amici, ok. E quindi mo? Boh, lol. No, non abbiamo il tizio. Abbiamo solo della gente schifosa. Non abbiamo nessuno, nessuno, nessuno. È possibile che non abbia pensato alla situazione in cui le famiglie si vanno a esaurire? Non fanno figli? O devo sposarli io manualmente? Non credo. Sarebbe troppo assurdo. Boh, vabbè. Diciamo che comunque per questo episodio può essere tutto. Noi ci vediamo nel prossimo. Vi invito a lasciare un mi piace. Ciao a tutti. Buona giornata.